Si è chiusa la campagna elettorale in Slovenia in vista delle politiche anticipate a domenica. A metà marzo il primo ministro Miro Cerar si è dimesso dopo che la Corte Suprema si è pronunciata a sfavore di un referendum, poi ripetuto a maggio senza esito, che aveva approvato il progetto di ampliamento della tratta ferroviaria tra Divaccio e Capodistria, sostenuto dal governo di centrosinistra. L'SDS, il maggior partito d'opposizione guidato dall'ex primo ministro Janez Janša, è euroscettico e nazionalista in testa nei sondaggi con circa il 25% delle preferenze. Si è trattato di una campagna elettorale eccezionale per gli standard slovacchi. L'SDS ha copiato molte delle cose che erano state sostenute da Fidesz in Ungheria, molte cose che erano state sostenute anche dal Partito Repubblicano negli Stati Uniti. Hanno mescolato tutte queste cose insieme, dando vita a qualcosa di ben fatto. Al secondo posto per preferenze è la Lista Civica, che si attesta intorno al 13%, terzo il Partito Socialdemocratico SD, dato al 12%, 1,7 milioni di cittadini sloveni voteranno dalle 7 alle 19.